Silvio, quanta delusione c'è? Ma c'è delusione chiaramente perché quando ci si impegna come ho fatto io, come hanno fatto i miei compagni di squadra, i miei collaboratori, insomma si cerca sempre di farlo con l'intento di raggiungere l'obiettivo, però c'è la consapevolezza di aver fatto tutto ciò che era necessario fare, quindi siamo arrivati anche qui con la serenità di non aver nulla su cui recriminare. Veramente non riesco a trovare, per carità, è un responso di ormai di un paio d'ore fa, però non riesco a trovare ancora dei motivi per poter essere deluso se non a causa possiamo dire che anche questa tornata elettorale ha dimostrato tutti i limiti dello Statuto federale. Sì, direi di sì, possiamo dirlo senza nulla togliere chiaramente a chi ha vinto, per carità. Chi ha vinto e al nuovo Consiglio federale, direi di sì. Che, insomma, se si vanno ad analizzare, come spesso si fa, poi un po' di calma nei giorni successivi all'elezione, percentuali, voti, come sono stati gli spostamenti, evidentemente si capisce che questo sistema... Anche l'affidabilità dei delegati, beh, insomma, crea sempre molte sorprese. Infatti, però insomma, sapevamo di giocare fuori casa, eravamo consapevoli. Perdiamo questa partita, ma la perdiamo, credo, con onore. Senti una cosa, tu hai fatto un grandissimo lavoro, non solo fisico, ma anche proprio di studiare carte, studiare regolamenti e quant'altro, per arrivare a questo appuntamento con tutta la preparazione necessaria. Questo grande lavoro che hai fatto non va sprecato. Come può essere capitalizzato? Guarda, può essere capitalizzato, non va sprecato perché non deve andare sprecato. Andrà capitalizzato con l'inserimento di Norma Gimondi in Consiglio federale, che chiaramente credo che per lei sia una grande soddisfazione, visto come erano andate le cose 4 anni fa. Anche lei abbiamo dovuto lottare per portarla a questo risultato. Ritengo che la sua entrata in Consiglio federale ci possa aiutare anche eventualmente a preparare un qualcosa per il futuro, che necessariamente dovrà partire da ciò che abbiamo fatto in questi lunghi mesi. Cosa farà adesso Silvio Martinello? Ma Silvio Martinello ritornerà ad interessarsi delle proprie attività, insomma, che gestisco da anni. Avrò la possibilità di ritornare a collaborare con Radio 1 Rai, per esempio, o, insomma, quindi continuare a seguire il ciclismo. Esatto, in federazione, quale potrà essere ancora il tuo? Non lo so. Io ho auspicato con lo stesso Dagnoni, ma lo avevo detto anche a Laisetti, che l'ideale sarebbe, poiché tutti e quattro i candidati avevano nel programma la rivisitazione dello statuto, ho chiesto a tutti i candidati se avevano la disponibilità già da domani a creare una commissione per rifare lo statuto, coinvolgendo tutti e quattro i candidati alla presidenza, in modo da poter avere un lavoro condiviso. Certo. Tu cosa ne pensi? No, penso che se il neo presidente Cordiano Dagnoni mi dovesse proporre questa possibilità, credo che gli darei la mia disponibilità, con grande piacere. Quali credi che saranno adesso le prime poste che potranno realizzarsi in seno alla federazione? Ma io, insomma, c'è un problema legato all'emergenza sanitaria, non è certamente terminato con l'assemblea di oggi, e quindi credo che il nuovo Consiglio federale dovrà da subito lavorare per mantenere questa vicinanza alle società. Ho avuto modo di dirlo anche durante il mio intervento, bisogna riconoscere la federazione di aver fatto un grande lavoro nel 2020 con tutti i problemi che ci sono stati, bisogna continuare a stare vicino alle società. C'è da preparare un'edizione dei giochi che ci auguriamo tutti possa tenersi, e le nostre squadre nazionali vanno sostenute anche di più di ciò che si era già pensato di fare, perché insomma ogni tassello, diciamo così, che dovesse venir meno verrebbe visto come eventualmente un tentativo di non dare il giusto sostegno. E dopodiché insomma, siamo al momento, io ho elencato tutta una serie di criticità e di problemi che sono ancora lì sul tavolo. Mi auguro che il nuovo Consiglio federale abbia l'attenzione per poterli affrontare, ma sono certo che questo sarà fatto. Grazie Silvio, in bocca al lupo. Grazie Tony.